No, però vorrei tornare un attimo sull'ultimo tango, anche perché quello che hai appena detto mi spinge a farlo. Perché l'ultimo tango poi, guarda caso, si apre, i titoli di testa sono su dei quadri di Francis Bacon, su dei dipinti di Bacon, quindi io non so se Bacon era già lì, come dire, in sceneggiatura, era stato presente nelle nostre conversazioni, se è arrivato dopo, finito, se è stata una scelta, come dire, di post-produzione, quanto è entrato nel vostro lavoro. E poi vorrei appunto che ricordassi, perché è stato chiaro, quello era un set in stato di grazia, come hai detto tu, la creatività era altissima, insomma, è un altro film che ha veramente cambiato tutto, non si era mai visto niente di simile, e forse non si vedrà neanche più dopo un film capace di cambiare le cose con tanta violenza, che insomma, no? Cioè, era una rivoluzione proprio nel modo di raccontare. E quindi Bacon, per te fondamentale, immagino. Un pezzettino di storia. Il conformista, come dicevamo prima, ha veramente un riconoscimento internazionale. E quindi la Paramount, mi pare la Paramount, sì, chiede a Bernardo Bertolucci di fare un altro film, quello che vuole. E lui scrive insieme a Tim Accalli la storia di Ultimo Tango a Parigi. E pensa agli attori che ha avuto nel conformista, in cui si è trovato molto bene, Jean-Louis Trintignant, Dominique Sandow. Nel bene e nel male, Jean-Louis Trintignant, dovuto al successo del conformista, firma, credo, cinque film, una per Sallatti. Dominique invece è incinta di un bambino e non possono lavorare nel film. E allora Bernardo comincia a parlare con Alain Delon, con Jean-Paul Belmondo, e ognuno con Jack Nicholson, con qualsiasi attore che lui pensa siano al livello. Ma con ognuno di questi c'è comunque un problema, fino a che un giorno mi chiama e mi dice: sai di quello che pensavo, Marlon Brando. Marlon Brando all'epoca aveva avuto un periodo non molto straordinario sul piano della sua presenza nel cinema, aveva fatto un paio di film non tanto, diciamo, riconosciuti e compagnia. Aveva girato nel frattempo Il Padrino, ma stava al montaggio, non si conosceva Il Padrino. Io dico, Bernardo mi sembra un'idea straordinaria, eccetera, ma dico, ma lo accetterà lui di fare un film con noi, eccetera, eccetera, perché sapevamo delle storie durante Chemada che ci mettevano un po' in allarme, che lui aveva una serie di clausole contrattuali in cui non dovevano fargli fare certe cose o chiedergli certe cose, eccetera, e aveva messo addirittura una clausola che se, in qualsiasi momento lui si sentiva poco bene, poteva andare a Los Angeles dal suo medico. Queste storie arrivavano a noi, dico, ma siamo certi che siamo. Noi venivamo da strategia del regno conformista, non abbiamo fatto dirgli di più, adesso certo. E lui dice: ma io lo sento molto, fai modo di incontrarlo, fai modo di vederlo, di mostrargli che è conformista, di prendere l'accordo. E Marlo dice: d'accordo, facciamo il film, però non subito, ho un problema familiare, ho finito adesso un film, eccetera, ho bisogno di 6 mesi. Il film era scritto Ferragosto, Parigi deserta, un uomo solo cammina sul ponte di cose, eccetera. Lui chiede 6 mesi e quindi tutto il film si sposta in inverno, per mia fortuna. Perché mia fortuna? Quando si sposta tutto questo, io nel frattempo mi chiamo Luca Ronconi per fare l'Orlando Furioso. E io dico: signor, io lo posso fare, però quando mi chiamerà Bernardo, per l'ultimo tanto mi devo andare via, deve essere molto chiaro questa cosa. Non ti preoccupare, Vittorio, l'abbiamo già finito, c'è tanto tempo, sono 6 mesi, eccetera. Poi non è stato esattamente così, ma questa è un'altra storia. Allora, Bernardo a un certo punto dice: senti, Vittorio, io vado a Parigi e mi farebbe piacere che ogni tanto tu vieni, in modo che vediamo i sopralluoghi. E io ogni sabato sera partivo con l'aereo e andavo a Parigi, e tutta la domenica noi viaggiavamo a cercare questi luoghi, eccetera, con un grande scenografo, Troyner. Alessandro Troyner aveva fatto con Vigo e con altri registi francesi dei grandissimi film. E